La strada che dalla tangenziale porta al boschetto e che ha lo stesso nome del quartiere di Cremona, uno dei più periferici, è da tempo nel mirino dei residenti perché le macchine, complice la visibilità e il rettilineo, sfrecciano ad alta velocità. Questo rappresenta un pericolo più volte segnalato e che le varie soluzioni adottate, come la presenza saltuaria di controlli, non riesce certo a risolvere. È infatti un tratto molto battuto sia dalle automobili che dai mezzi pesanti e le cattive abitudini di premere troppo sull'acceleratore si presentano anche in via Dosso, dove anche l'incrocio è pericoloso. Se lei va lì adesso, fa un controllo, li vedi a passare a 100 all'ora. È la velocità, perché è tutta diritta, no? Però c'è case da destra e a sinistra, ci sono dei bambini. È pericoloso, molto, specialmente anche per i ragazzi adesso che vanno a scuola, che vanno in bicicletta quando c'è la bella stagione. È pericolo perché alle 8 c'è chi va al lavoro e chi va a scuola, è molto pericoloso. Qui vanno al massimo. Il comune dice sì, faremo. Lì arrivano troppo forti, arrivano all'ultimo minuto per andare a lavorare. Lì dovrebbero mettere un cartello a 30 km all'ora e mettere un cartello che avverta che uscita autoveicoli, perché quando andiamo fuori noi che abitiamo dalla parte di là dobbiamo stare attenti noi, non loro. Tu quando sei già fuori in mezza macchina, ti arriva una macchina dietro, è impossibile, no? Va a finire che qualche volta qualcuno si fa del male. Un dissesto stradale enorme. Ci sono i chiusini che sono fuori, tanto così metallici, devi fare la gincana perché se vai contro con una gomma la rompi di sicuro. Sì, vanno troppo forte, vanno troppo veloce, è un problema. Il presidente del comitato di quartiere, Gian Rosario Tamburini, sottolinea il fatto che quello dell'alta velocità sia un problema molto sentito dai residenti e, come più volte segnalato, una delle soluzioni migliori potrebbe essere quella di posizionare dei dossi che scoraggino gli automobilisti poco diligenti.